è un desiderio immenso, erano 80 anni e a questa città, lasciatemelo dire, non mi vergogno di essere anche un po' melenso, gli devo tutto. E a questa città, dice una cosa di beneficenza, questa città mi ha fatto beneficenza per 20 anni e ogni giorno mi arricchivo, sta qua. È una delle poche città che mi ha insegnato veramente a distinguere la furbizia dall'intelligenza. Sono un popolo di una grande intelligenza che sa cos'è il dolore, il lavoro proprio, l'armonia, la bellezza, e me l'ha insegnata giorno per giorno e sono qua proprio per dirvi grazie, eccoti, se qualcosa di buono ho fatto lo devo a voi. Volevo dire, io arrivai a Prato nel 58 con il mio babbo e appena si arrivò cercava lavoro, il babbo diceva lavoro, dice caro Benigni siamo messi male, c'è la crisi tessile. Nel 58, sono tornato ora 50 anni dopo, dico come vai? C'è la crisi Benigni, c'è la crisi tessile. Ma sono 50 anni c'è questa crisi tessile. Dice sì, ma allora c'era mia cinesi, Come c'era cinesi? I cinesi ci sono sempre stati, io ho detto, grande popolo, ho detto no, c'erano, perché sono queste cose che, già all'epoca cinese, a parte sono passato veramente da via Pistoiese via Fabio Filzi, e ho detto, credo il prossimo anno l'Olimpiadi l'organizza lì, c'è più cinesi lì che a Pechino. Ho parlato con il sindaco, i romagnoli, dice aumentano le cose, sono leggende, Benigni, ma c'è la cena a casa sua, mi ha detto, sai, comincerà a dire perché ora c'è troppi cinesi, si perde la cultura, le nostre radici, mi ha detto lì mentre si mangiava, mangia questo pollo alle mandorle, questi bottini primavera, Benigni. Ma che diretta alla gente, mi hai visto Sahel, ho fatto qui in Garceti, questo è crudo, piglia sto maiale fritto ai nacrodolce, che ti garba. Io fa complimenti al cuoco, la tua moglie, il cuoco, no, questa è la propria moglie, le cinese, lei, anche sta storia di...